Un confronto incalzato dalle domande di Lucia Annunziata, quella tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e il ministro della Salute Roberto Speranza. Una serata che ci è sembrato abbia davvero gettato le basi per un'alleanza futura. L'incontro era indubbiamente il più atteso di tutta la convention di Area Dem, che terminerà domenica con l'intervento di Franceschini, ed è capitato in un momento estremamente delicato. Lunedì il leader del Movimento 5 Stelle incontrerà il premier Mario Draghi e la decisione sul mantenere o meno l'appoggio al governo sembra ancora in bilico. Sono le basi per proseguire? Ma guardi, ci sarà lunedì un confronto, come sapete, con il Presidente Draghi. Il motivo di questo confronto cortonese era capire quanto l'idea di un progetto politico comune in vista delle prossime elezioni politiche fosse reale, concreta e ormai vicina. Io sono molto interessato a costruire un progetto politico che preveda un'articolazione di impegni rispetto ai cittadini, che poi sia utile realmente, impegni ovviamente perseguibili, no? Realizzabili, che sia utile realmente a migliorare la qualità di vita dei cittadini e a trasformare questo paese. Avere il coraggio delle nostre idee, penso che Enrico, Giuseppe l'hanno espresse con chiarezza, e c'è tutto il terreno per provare a costruire un'alternativa a questa destra, quindi credo che abbiamo fatto un ulteriore passo avanti. Noi nella nostra comunità che guardiamo al futuro della nostra comunità. Per me riscoprire questi valori vuol dire impegnarsi sull'Europa e vuol dire, fatemelo dire, soprattutto avere noi che siamo qui, noi tutti che siamo in questa sala, oggi questa grande responsabilità, perché i prossimi mesi determineranno che Italia ci sarà nel futuro e noi possiamo avere un'Italia che segue Trump oppure un'Italia che vuole l'Europa di David Sassoli, l'Europa che abbiamo sempre cercato di costruire.